Siamo a Bitonto 2, in Ohio, dove ogni anno si svolgono i campionati mondiali di salto in basso. L'uomo che vedete è Gianno Massacede, che si è appena laureato campione del mondo. Non pago della gloria del momento, Gianno ha deciso di tentare di battere il suo stesso record, saltando la misura impensabile di 6 mm e mezzo. Gianno si prepara a fare il primo tentativo. Tutto è pronto, eccolo saltare. Per un velo fallisce la sua misura. Un breve attimo di disappunto, ma lo sportivo non si scoraggia ed è pronto per il secondo tentativo. Lo vediamo concentrarsi con un'antica tecnica di respirazione appresa nella Cecenia precomunista. Gianno spicca il salto e il giudice dà l'ok. 6 mm e mezzo netti. Gianno è il nuovo recordman del salto in basso. Mi raccomando ragazzi, questo sport è molto pericoloso. Noi siamo tutti professionisti con ben 36 ore di allenamento al giorno. Ma non provate questo tipo di sport a casa propria. Le riprese vengono affidate al suo cuginetto di terzo grado, Beniamino Cordiales. Ma siccome in questi casi nulla può finire bene, qualcosa va storto. Beniamino tira fuori dalla tasca una vecchia foto di una scarpa slacciata e la mostra al giudice. Constatata l'infrazione, la prova viene istantaneamente annullata. E Gianno annulla istantaneamente Beniamino. Insomma, il destino non può fare queste beffe su di me. Penso di essere un campione innocente e lo dimostrerò davanti al tribunale sportivo. E poi farò sospendere questo vostro stupido programma.